serata e una buona domenica a tutti i telespettatori di TG Venezia Mestre. È stata una settimana intensa, ripercorriamo dunque insieme i fatti più importanti. Salgono a 50 i giovani identificati dalla questura veneziana tra il centinaio di partecipanti al raid vandalico di sabato pomeriggio tra le calli del centro storico. Tra questi almeno tre erano già stati destinatari di un foglio di via dal territorio comunale, il motivo che aveva dato origine alla manifestazione non autorizzata dei sedicenti anarchici. Alle segnalazioni seguiranno quasi certamente denunce e processi per gli imbrattamenti e mentre il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, invoca punizioni esemplari, sono già centinaia le adesioni all'iniziativa lanciata dall'associazione Masegna Inizio Etti, che dà l'appuntamento a tutti l'8 dicembre in Campo San Polo per ripulire tutti insieme i muri deturpati dagli anarchici. Tra loro non ci sarà però Matteo Secchi, uno dei fondatori dell'associazione, che a titolo personale si pone qualche domanda. Io mi chiedo perché devo pulire io quando abbiamo 40 nomi costanti di responsabili che potremmo prendere e giustamente, come ha ricordato la Zaccariotto su Facebook, processare per direttissima. E poi aggiungo, quegli muri devono pulirli loro, è quella la punizione che deve essere perpetrata a questi signori. Sulla rete è in corso in queste ore un acceso dibattito, informa Secchi. Per molti non è giusto che siano i veneziani a rimediare a danni che dovrebbero essere pagati da chi li ha commessi. Non voglio assolutamente criticare l'iniziativa, assolutamente, cioè, però io non so ancora se andare o no, perché non è giusto, scusa. La squadra volante ha identificato una coppia di albanesi professionisti della clonazione di carte di credito. Alle 16 circa di domenica è giunta alla sala operativa della Questura di Venezia la segnalazione di un cittadino di Montalcino, in provincia di Siena. Questo cittadino, ignaro, si è trovato 480 euro addebitati sul proprio conto corrente e non avendo utilizzato quella carta in una affittacamere di Mestre, ha chiamato immediatamente la polizia. Gli operatori delle volanti immediatamente si sono recati nella pensione e hanno accertato che la prenotazione era stata fatta da un uomo e una donna di origine albanese. All'arrivo nella stanza la donna ha aperto la porta consentendo agli agenti di scoprire tutta la strumentazione necessaria alla clonazione di carte di credito, un apparecchio skimmer, dei mini CD ROM e 7 carte magnetiche probabilmente mai utilizzate. La donna, che non ha mai saputo giustificare il possesso di quegli oggetti, è stata denunciata per utilizzo indebito di carte di credito e ricettazione. Gli agenti sono anche risaliti all'identità dell'uomo, al momento irreperibile. In occasione del weekend del 12 e 13 dicembre a Cazzago di Pianiga non ci sarà solo la 24 ore di beneficenza sul Tapirulan. Anche i bambini potranno trascorrere un sabato pomeriggio divertente grazie ai laboratori creativi dedicati a loro. Faremo un laboratorio di Pops, che sono dei chupa chupa morbidi, e faremo giocare appunto i bambini con il materiale che poi useranno poi per mangiare o portarlo a casa ai familiari. Piccoli pasticceri crescono dunque, ma non solo, ci sarà anche una vetrina creativa con una dimostrazione di body painting e molto altro, perché i commercianti, nonostante le difficoltà che ancora si vivono dopo il tornado che ha colpito la riviera lo scorso luglio, sono più forti. Non si sono arresi, hanno allestito le loro luci, hanno messo le loro corsie rosse, hanno fatto le loro vetrine meravigliose per andare oltre alle impalcature che tutt'oggi sono ancora presenti e il disagio purtroppo c'è ancora. Insieme all'amministrazione, che gli è sempre molto vicina, alla consigliera delegata Stefania Martignon, il 12 aspettano tutti quanti. Perché? Siamo sempre più forti del tornado, vero? Purtroppo siamo ancora qui a parlare di ZTL e di persone che hanno beccato decine di multe per effetto di quella che è una norma che noi riteniamo ambigua e che ha fatto in modo che alcune zone di Mestre nei weekend le telecamere vengono spente, o meglio vengono coperte con un sacchetto di immondizie, e altre invece restano attive, per cui una strategia volta secondo noi a far cassa rispetto a quella che invece può essere una strategia di incentivare le persone a venire nei centri storici della nostra città. Decine di automobilisti si sono rivolti all'Associazione Difesa del Consumatore ancora una volta per la ZTL. Il nodo della questione riguarda l'ordinanza sulla sospensione delle zone traffico limitato operativa dallo scorso ottobre dal venerdì alla domenica. Un'ordinanza che, sostiene Garofolini, sta creando troppa confusione. Chi passa in via Pio X, ad esempio, in via San Rocco e in via Manin, convinto che tutte le ZTL dalle 18 del venerdì alle 3 del lunedì siano libere, si sbaglia e fioccano le sanzioni.
a nostro avviso questa è stata un'ordinanza da dilettanti. Noi siamo consapevoli che ogni qualvolta si crea confusione, a rimetterci sono solo le persone normali che utilizzano l'auto anche per andare a trovare i parenti, non solo per venire in centro storico, e che fa in modo che chi deve venire in centro storico si dirotti verso i centri commerciali. Di qui un messaggio all'amministrazione comunale. Non è pensabile che uno che non sia di Mestre possa conoscere quali zone rispetto ad altre sono attive. Non possiamo pensare che un cartello possa essere coperto con un sacchetto di immondizia e far pensare che la ZTL non funzioni. Riteniamo che o le ZTL sono accese o sono spente. Eravamo abituati a dimenticarci il capitolo multe da qualche tempo, oggi siamo più che mai di fronte alla situazione con persone che hanno migliaia di euro di multe da dover pagare. Il governo ha stanziato 11,2 milioni di euro alla Regione Veneto per mantenere in attività sino a fine 2016 la rete dei servizi per l'impiego. La convenzione è stata firmata a Palazzo Balbi tra il ministro Poletti e il presidente Zaia, affiancato dall'assessore al lavoro Elena Donazzan. Un segno importante perché il ministro riconosce al Veneto una buona capacità di governo sulle politiche del lavoro, perché è venuto a dire che qui possiamo sperimentare anche strumenti nuovi come abbiamo fatto in questi anni di grande trasformazione. E quindi per noi è un segno, è un riconoscimento del lavoro fatto. La rete di servizi per lavoratori, disoccupati e inoccupati vede operare sul territorio veneto 39 centri per l'impiego pubblici e oltre 130 privati accreditati. Per il biennio in corso la Regione ha già impiegato 5,5 milioni di euro, garantendo anche le risorse necessarie per pagare 459 dipendenti. Il nostro prossimo obiettivo, annuncia la Donazzan, sarà trovare insieme al governo delle risposte per gli over 45 padri di famiglia, sperimentando nuovi modelli che potranno poi essere applicati nel resto del paese. Io sto pensando a un sistema che proprio a partire da questa convenzione possa accompagnare i padri di famiglia, li abbiamo chiamati così, sono quelle persone che hanno un carico familiare, che sono qui da molto tempo o sono italiani e veneti, ovviamente, che hanno una certa età. Ecco, per questi oggi è la nostra attenzione massima. Abbiamo sistemato la questione dei giovani, oggi dobbiamo occuparci prioritariamente di queste persone. La situazione del sistema creditizio, che in Veneto sta vivendo ore delicate sul tema delle banche popolari, è stato il principale tema di discussione nell'incontro a Palazzo Balbi tra il ministro del lavoro Giuliano Poletti e il presidente del Veneto Luca Zaia. È una materia molto delicata, ammette il ministro, perché il confine della vicenda sono le norme europee che vietano gli aiuti di Stato, ma l'impegno del governo sarà massimo, promette, per gli impatti che questa vicenda rischia di avere sul sistema produttivo. Io la cosa che ho detto al presidente, che ribadisco, è l'attenzione che il governo pone, deve porre, e io sottolineo, a questa connessione, quindi ad una vicenda che riguarda specificamente una situazione che è quella del sistema bancario, diciamo, del sistema del credito, ma che non può essere limitata alla riflessione rispetto alle regole specifiche della sicurezza, insomma le cose che sappiamo, ma agli impatti di questa vicenda, in particolare oggi riflettiamo del tema del sistema imprenditoriale, sistema produttivo. Zaia, che ha già scritto senza ottenere risposta al Premier Matteo Renzi, garantisce che il pressing su governo e Parlamento continuerà. Io non mollo, tant'è vero che annuncio che adesso la lettera la manderò a tutti i parlamentari del Veneto. Questa non è una partita di casacche politiche, è un fatto di sopravvivenza dei nostri 205.000 azionisti che non possono rimetterci tutto quando qualcun altro doveva controllare. Tra questi oltre 200.000, la maggior parte sono imprese, ricorda Zaia, ma ci sono anche molti operai, lavoratori, pensionati e disabili. Riteniamo sia un obbligo morale ed etico dare delle risposte, continua. Ricordiamo che si tratta di banche vigilate che hanno avuto l'ok ai bilanci e hanno superato gli stress test. Non possiamo far ricadere sui cittadini il tema dei controlli non fatti, visto e considerato che c'era Banca d'Italia, BCE, tutti controllavano, tutti hanno controllato, il dato di fatto è che oggi pagano i cittadini. Allora, siamo passati da un modello nei quali la Banca d'Italia garantiva il risparmiatore, oggi abbiamo il risparmiatore che garantisce la Banca d'Italia. Sarà all'insegna della musica il fitto programma di Natale con un sorriso, ideato da Arteven in collaborazione con i comuni e la Regione del Veneto. È un'iniziativa che vuole portare un po' di sorrisi, di felicità, di clima natalizio nei nostri paesi, e che Arteven porta avanti con una serie di concerti, rappresentazioni di varia natura, teatrale, di intrattenimento nei comuni del Veneto.
protagoniste di quest'anno le sette note in festa. È un modo per passare le feste in un periodo nel quale c'è famiglia, c'è il momento della grande serenità e noi abbiamo pensato di interpretare queste esigenze delle famiglie attraverso la musica questa volta anziché attraverso la prosa o la danza. Questo è l'elemento di novità, nasce da un nostro riconoscimento come sistema multidisciplinare, quindi oggi la musica diventa per noi anche un nuovo elemento di diffusione culturale. Serve per portare un sorriso in un momento un po', come dire, abbastanza tragico, attraverso appunto il gospel, lo spirituals, il rap, la musica classica da Schubert a Beethoven in tutte le sette province del Veneto. Sul cappello che noi si parte il 16 dicembre a Belluno per poi toccare le altre province. Le eccellenze del territorio suoneranno per 15 serate in luoghi splendidi e con particolare attenzione ai più giovani. Il clima natalizio è rivolto a tutti, quindi un sorriso a tutti. Abbiamo una particolare attenzione rispetto ai nostri ragazzi, ai nostri bambini, che in un momento di difficoltà e di preoccupazione, come vediamo, ci viene riportato dalle cattive notizie che quotidianamente vediamo nei telegiornali e sui notiziari, ebbene pensare anche in positivo, pensare che questo spirito natalizio attraverso rappresentazioni culturali, attraverso eventi culturali, può davvero gettare un seme positivo. Stiamo combattendo a tutto campo contro la finanza e contro le banche e lo stiamo facendo come Movimento 5 Stelle dentro anche in Regione Veneto. Infatti abbiamo scoperto che 150 milioni di euro dei nostri soldi, delle nostre tasse verranno buttati via, anzi verranno regalati alle banche. Sono dei prodotti derivati tossici che stanno distruggendo le nostre finanze. Nel mirino del capogruppo a 5 Stelle, Jacopo Averti, una sottoscrizione di contratti da parte della Regione Veneto nel lontano 2006. La Regione, afferma il grillino, carte alla mano, ha comprato 330 milioni di derivati che hanno aperto una voragine nei suoi conti. La delibera del 2006, che autorizza tutto ciò, porta la firma dell'allora vicepresidente Luca Zaia. Nei primi 9 anni abbiamo perso 57 milioni per questo investimento. Entro il 2036, sostiene Berti, arriveremo a perderne 150. 150 milioni di euro dei nostri soldi, delle nostre tasse, che potrebbero continuare fino al 2026 o 2036 addirittura a macinare le nostre casse. Allora proprio oggi, mentre le banche stanno affamando i veneti, noi stiamo combattendo e combattiamo dentro in regione per distruggere questo sistema di finanze e di pirati in giacca e cravatta. Quelle di Berti sono affermazioni deliranti, figlie di una totale ignoranza in materia di finanza, replica inferocito il vice governatore e assessore al bilancio Gianluca Forcolin. Quelle perdite fanno parte di un'operazione più ampia basata sulla diversificazione degli investimenti, il cui segno complessivo è positivo. Stiamo parlando del 23% di interventi di mutui attraverso appunto i derivati. C'è un 77% che invece rappresenta mutui a tasso fisso, a tasso variabile. La diversificazione nel appunto attingere a nuovi mutui è quella media che fa una media sulla quale appunto abbiamo la massima attenzione della Corte dei Conti e il plauso in questa oculatezza nella diversificazione. Quando si fa economia e si diversifica, chiaro che ci sono dei picchi massimi e dei picchi minimi, però nella media assolutamente il risultato è positivo. La stessa Corte dei Conti, che non ha parificato il bilancio, ricorda Forcolin, ha definito la Regione Veneto oculata e attenta sulla gestione dei mutui. Quindi le questioni dei mutui non stanno né in cielo né in terra ed è giusto che anche il consigliere Berti dia delle informazioni serie ai veneti, perché li sta esattamente prendendo in giro, come la sua esilarante e delirante affermazione di oggi in consiglio. Il loro quartier generale nel villaggio dei Fiori a Spinea spacciavano marijuana e cocaina. Due fratelli di 23 e 27 anni di nazionalità albanese sono stati arrestati dai carabinieri che hanno sequestrato 1 chilo di sostanza stupefacente. L'attività di spaccio gli consentiva di tenere un buon tenore di vita e soprattutto non svolgere nessun'altra attività lavorativa se non quella di gestire il traffico di stupefacenti. Violenti e vendicativi, a chi non saldava i debiti sono arrivate minacce pesanti, anche di tipo sessuale. Sì, molto violenti, l'indole era quella di comunque colpire anche con pestaggi o minacce gravi gli acquirenti che ritardavano nei pagamenti o i spacciatori che lavoravano per loro. L'indagine è partita 1 anno fa quando i militari dell'arma in un garage di Viale e Viareggio hanno scoperto della droga. Sono iniziati immediatamente gli appostamenti e le verifiche che hanno permesso di incastrare i due fratelli. Nei guai anche i fiancheggiatori del sodalizio criminale, tutti denunciati.
Erano molto giovani, ma già con una grande esperienza, e riuscivano a gestire questa organizzazione che gestiva il traffico di stupefacenti nell'Interland di Venezia e nella città di Spinea. A distanza di mesi, le famiglie colpite dal tornado dell'8 luglio sabato pomeriggio scenderanno in strada sulla statale della Riviera, ancora una volta in segno di protesta per essersi sentiti abbandonati da Roma. Ma non sono gli unici, molti imprenditori della zona si sentono nelle stesse condizioni. Diciamo che noi complessivamente abbiamo conteggiato sui 480.000 euro di danni. Purtroppo finora non ho avuto nessun riconoscimento da parte sicuramente delle istituzioni, della regione e neanche dallo Stato, perché ci hanno comunicato che gli unici soldi che c'erano a disposizione sono stati qui 5 milioni di euro, sono stati dati ai comuni per sistemare i marciapiedi e le strade, e pertanto per le aziende e per i privati non è arrivato un centesimo finora. La delusione è tanta. Mi aspettavo molto di più, soprattutto anche dalle istituzioni, dalla parte anche anche del comune, se vogliamo, perché perlomeno un aiuto che ci mettesse a disposizione dei legali preparati perlomeno per darci una mano contro magari anche l'assicurazione, capito? Mentre in questo momento ci siamo veramente sentiti abbandonati. Il signor Salmaso però, come molti altri, si è rimboccato le maniche, riuscendo non solo a sistemare tutto il capannone della sua azienda, ma creando una nuova ala. Non abbiamo perso un giorno di lavoro e abbiamo continuato a lavorare, nonostante tutti quanti queste peripezie, comunque siamo riusciti a mettere in piedi questo giocattolino che speriamo che adesso ci permetterà anche di avere un risultato importante. Questo era il mio sogno che avevo già da qualche anno. E così da Rino di Dolo il signor Salmaso produrrà una birra tutta veneziana da esportare fino oltre oceano. E Venezia è una città dove che per anni ha avuto degli sviluppi a livello internazionale. La nostra idea è quella di seguire un po' i vecchi concetti dei veneziani. Capito? Lunedì pomeriggio l'inaugurazione, alla faccia di chi ha abbandonato il signor Salmaso e tutte le persone che stanno ancora aspettando un aiuto. E questi erano i fatti più importanti che hanno caratterizzato la settimana veneziana. TG Venezia Mestre termina qui, vi ringrazio per essere stati insieme a noi, vi auguro una buona serata e un buon inizio di settimana. Arrivederci.